Continuano ad emergere prove e retroscena sulla relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Leggo ha riportato a galla una vecchia foto del pupone all'aeroporto. Uno scatto che risale allo scorso gennaio e in cui si vede l'ex marito di Ilary Blasi intento a prendere un volo insieme ad una donna bionda e altre due persone. La certezza che quella donna sia la 34enne Pariolina non c'è, visto che il suo volto è coperto da una mascherina, ma le probabilità sono piuttosto alte. Del resto è ormai noto che il primo incontro tra Totti e Noemi risale alla scorsa estate. Complice un torneo di padel passione di entrambi i due, si sono conosciuti e hanno iniziato a frequentarsi in gran segreto. Fino alle foto, inequivocabili, di Francesco sotto casa della Bocchi e il conseguente annuncio della separazione da Ilary Blasi. Per mesi l'ex calciatore e la nuova compagna avrebbero dunque vissuto il loro rapporto in clandestinità, tra fughe romantiche in luoghi top secret, e pare che i diretti interessati siano intenzionati ad andare avanti in questo modo ancora per molto. Secondo gli ultimi gossip, Totti e Noemi Bocchi avrebbero un accordo segreto. Usciranno allo scoperto solo quando Francesco sarà ufficialmente separato da Ilary Blasi. Le pratiche del divorzio non sono state ancora avviate e molti sono pronti a giurare che tra i due ci sarà una vera e propria battaglia legale, dato l'ingente patrimonio da spartire. Francesco Totti e Ilary Blasi devono spartire equamente un impero economico formato da 7 società, tra cui una holding con patrimonio da 7 milioni di euro con azioni intestate ai due ma anche ai loro parenti, tra cui la madre, il fratello e il cugino del capitano. Anche l'ex letterina di Passaparola aveva coinvolto i suoi parenti nelle attività di famiglia. Poi ci sono gli immobili, tra cui la mega villa da 1500 metri quadrati e 36 stanze. C'è poi la casa Sabaudia e l'appartamento a Casal Palocco, dove Totti viveva prima del matrimonio con la Blasi, celebrato nel 2005. Senza dimenticare i guadagni milionari dell'ex coppia, un tesoro che si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro. Oh.